per il nostro verme, per il nostro virus. Si apre un po' più la vita e oggi inizia anche la vita lavorativa. Siate prudenti e grazie che ci siete e ci siamo anche noi con la preghiera e la messa del mattino e con questo sorriso. Buongiorno carissimi, io sono un nuovo personaggio e sono venuto a ricordarvi, io sono una rana con la bocca larga e do gli annunci pubblicitari. L'annuncio pubblicitario qual è? Questo! Ecco qui, è scaduto il tempo della presentazione dei lavori. Facciamo così. E allora? Avete visto che è rimasto attaccato qualche giorno questo cartello? Adesso se ne va e mercoledì e giovedì presenteremo la sfilata dei vostri lavori. Mi raccomando, ne sono arrivati di veramente carini. Arrivederci e in Ecco, il nostro ranocchio non ve l'ho presentato, ma si chiama, che è della Trudy, Trudy, che fa pupazzi stupendi, si chiama Rudy Trudy. Rudy Trudy! Adesso invece c'ho una storiellina, favola, la favola più corta che ci sia. E abbiamo come ospite quella impertinente bambina dai capelli rossi. Anna dai capelli rossi! Wow, privi, provo, privi, provo. Ma te hai sempre voglia di saltare? Sì, perché voglio far sorridere i bambini. È il mio lavoro che faccio con amore. Allora, senti, adesso raccontiamo quella storiellina. Tu hai detto vengo io, perché mi piace. È quella storiellina che è la più corta del mondo. Sì, è cortissima. Dai, vai Sandra, leggi. Una volta, tre novellatori, tre scrittori che raccontavano novelle, eh sì, fecero una gara e avrebbe vinto quello che sapeva la favola più corta di tutte. No, forse anche di più. Un centesimo. No, quello è un'altra misura. Su, forza adesso, dai. Calma, ecco le gambette che sono elastiche, tienile per bene, con educazione. Il primo, sì, raccontò una favola di 50 parole. Il secondo, no, scusate, il primo di 100 parole, il secondo novellatore di 50 parole. Il terzo stette zitto. Come? Zitto? Sì, e non raccontò nulla. Beh, allora, dissero gli altri due, non dici niente tu? Ho già finito, disse il terzo. La mia favola si intitola Il silenzio è d'oro. I suoi compagni riconobbero che la sua era stata la favola più corta e gli dettero un premio. Ma io non so che premio sia stato. Neanch'io, ma qui c'è puzza di bruciato. Ma no, che dici? Ma è la più corta ed è vero. Il silenzio è d'oro. Anch'io a volte mamma me lo dice, il silenzio è d'oro perché a volte sono proprio una chiacchierona. Goodbye!
questa nostra bimba impertinente che non vede l'ora di andare al parco a giocare. Ah, poveretta, come la capisco. Io adesso avrei invece uno che al parco ci va, ma per rasare l'erba. È un asinello. Un asinello. Ve lo ricordate il nostro asinello di una favola che abbiamo raccontato già? Eccolo qui, è ritornato perché ha saputo che stamattina è dedicata a lui questa storia. Forza! Buongiorno, sono ritornato con gioia per salutare tutti i bambini. Allora, stamattina abbiamo questa storiella. È di Gianni Rodari. La storiella, anche quella di prima, la favola più corta, era tratta dalle fiabe di Rodari, fiabe lunghe un sorriso. Sorriso può essere anche lunghissimo, ma può essere anche cortissimo. E questa storia di Rodari è tratta dal libro dei perché. Si pone tante domande e dice oggi su di te, perché l'asino raglia? Sapete che il suo verso si chiama ragliare, raglia, no? Ecco, lo so io perché. Ma adesso i bimbi non lo sanno, adesso glielo raccontiamo. Sì, certo, certamente. Un tempo l'asino, dice la favola, cantava meglio di un tenore. Poi ci fu una grande assemblea di tutti gli animali e il leone, il re degli animali, domandò: chi è il più bello di noi? Io! Disse l'asino. Va bene, sarai il più bello. E chi è il più forte? Io! Gridò l'asino prima che un altro potesse aprir bocca. Voleva essere il primo, io. Bene, disse il leone. E chi è il più stupido? Io! Ragliò in fretta l'asino, per paura di non arrivare per primo, come sempre. Tutti scoppiarono a ridere e il poveretto, per la vergogna, perse la voce. E da allora sa dire soltanto Ma per il contadino la voce dell'asino è ancora la più bella. Chi è il mio amico? Dice il contadino. Chi mi aiuta e lavora per me, che sta in compagnia con me? Rispose l'asino, portando la sua soma, aveva il peso del... stava lavorando. E il contadino disse: hai proprio ragione. È carina, vero? Ecco, e allora, quando eravamo a scuola, da piccoline, ricordo, non so, i papà, mamme, nonni che hanno questo ricordo, quando si rispondeva a una domanda della maestra e si alzava la mano e si diceva io, e allora c'erano di quelli sempre io, e la maestra diceva: io sono un asino. Birbantelli quei tempi. E allora, ecco, i nostri personaggi di oggi vi salutano. Mi raccomando, è mercoledì e giovedì la sfilata dei personaggi e delle personagge e dei mostri. Un sorriso al giorno
Leva l'asino di torno. Un sorriso al giorno. Leva il virus di torno. Arrivederci, arrivederci, a domani sera. Pomeriggio sera. Grazie.